scegli le proposte da accettare, che cosa conta di più? Più la sicurezza di avere un regista che conosci, che con cui hai già sperimentato, la sceneggiatura, il personaggio? A volte magari può capitare di innamorarsi forse di un personaggio più ancora che del film. Quello è molto importante, il regista è molto importante perché il film lo fa il regista, quindi quello è importante. E poi quanto mi piace, quanto mi fa tenerezza il personaggio, quanto ci trovo di curioso, di divertente. Ci sono dei personaggi che ti hanno fatto scoprire di te qualcosa che non conoscevi? Daniela è uno di quelli, Dalida è un altro personaggio che ho fatto tanto fatica a fare, soprattutto perché insomma la sua vita è stata una vita straordinaria. Almost America, che è la storia dei nostri immigrati italiani. Ci sono stati i personaggi, quelli che hanno avuto vite più straordinarie, oppure scritti anche, quindi non per forza che si rifacessero a personaggi realmente esistiti e che avevano la difficoltà del vivere. Ecco, mi piace molto raccontare la difficoltà del vivere. Nella tua filmografia cinematografica, adesso non vorrei sbagliare, mi pare che c'è soltanto un'esperienza con una regista donna, che poi appunto è Maria Sole Tognazzi per Io e Lei. Hai avvertito qualcosa di diverso nel tuo rapporto col regista, in questo caso rispetto a tutte le altre precedenti esperienze? C'era più, come dire, intimità, più Maria capacità. Sole è una regista deliziosa, è molto sensibile ed è tra le persone più corrette che io ho conosciuto nella mia vita, e per me questo è un valore estremamente importante. E, sì, beh, lei ha avuto una grazia anche, no? Una cifra narrativa molto femminile, molto delicata, che probabilmente un uomo non avrebbe avuto nel raccontare quella, la storia che abbiamo raccontato. L'avresti accettato lo stesso quel film se invece di Maria Sole Tognazzi fosse stato un uomo? Però una storia d'amore così delicata un uomo non l'avrebbe potuta scrivere, quindi sì, l'avrei accettata, ma non credo che un uomo potesse scrivere così. Senti, nella tua attività artistica c'è stato anche un'importante esperienza di teatro, soprattutto con Galinè Giovannini, con Rugantino, con Alleluia Brava Gente, con Paio Dali. Ecco, capisco che poi quando uno entra in un meccanismo cinematografico o televisivo forse non ha più il tempo neanche di pensare al teatro, che ha altri tempi, altri impegni, eccetera. Ma c'è questa voglia comunque di ritornare in palcoscenico? No, il teatro mi piace molto. Io ho fatto 15 anni al Teatro Sistina. Poi ho fatto una commedia che era La Presidentessa, con la regia di Gigi Proietti. E poi di nuovo stavo con Signori Le Patè della Maison, che ho portato fino all'anno scorso, insomma, anche qua a Bari. Sì, sì, mi piace. Ogni paio d'anni comunque ci ritorno a teatro, perché è un bel ricordarsi fatica, disciplina e regole. Senti, la tua carriera professionale è nata dalla gavetta, in fondo non hai alle spalle accademie, scuole, eccetera. Questo è un mestiere che si impara soprattutto facendolo. No, beh, io frequentai come auditrice anche il centro sperimentale con Peppe De Santis, però qui c'è un discorso che è tecnico ma anche molto di talento e poi di caparbietà, di voglia di lavorare, perché molti pensano che questo sia un mestiere dove insomma andare in televisione e finisce lì la storia. In verità c'è da prepararsi sempre molto, perché poi se si legge parecchio si interpretano le cose anche in maniera diversa, cioè nessun ignorante può fare bene un mestiere, di nessun tipo, di nessuno, proprio di nessuno. Quindi, e con conoscere non è che intendo cultura, perché poi magari può diventare anche pedante, però è proprio prepararsi, è prepararsi, ecco, è mettersi nella condizione di capire cos'è il meglio, di fare un percorso, di lavorare con un certo metodo, con una certa integrità. Ecco, questi aggettivi vengono comunque dalla conoscenza, cioè sono frutto
di una ricchezza d'animo. Ecco, le ricchezze d'animo vanno lavorate, cioè ci si porta ad avere quella sensibilità in più, e quella è una dote caratteriale, ma ci si aiuta anche in percorsi di conoscenza, di solidarietà, di collaborazione, di lettura. Quindi in fondo il fatto che è un mestiere così largo non significa che non ci sia niente dentro, ma che c'è proprio tanto.